שלום עליכם, קדושים עברי, עוד ימי ששם, שזה מסכת עירובין, דף פ' א', ולנציאמו, דף פ' עמוד ב', על משנת דסוטו. בכל מערבין המשתתפין, וכוסיסי טיפו, ביצ'יבו, דיבבנדה, סיפו טיליזרי, פ' אלפרי, עירובי חצרות, שיתופי מבואות. חוץ מן המים מן המילה, טרן אקווסאלה, כי נוסון וצ'יבו, דברי רבי אליעזר. רבי שאו אומר, כיכר הוא עירוב, ואפילו מהסאה והוא פרוסה הם מערבים בה. כבזמן יוזר אומפן אינטרו, פר פר עירוב, אפצ'ו, אונה פניוטה, כאנקה מולטו גרנדה, כאה אונה סאה, כאפרק יוסרו, צ'רקה דיצ'אמו, לקוונטיטה בר צ'ברה, צ'רקה 150 פנינה, פי אומנו, דיצ'אמו, אונה פניוטה, כאקוס הוולומה, però se vuoi prussare, però se manca un pezzettino, se non è questa pagina non è intera, è il marviva, non si può fare loro con questo. Kikar, però se la pagnotta ha una misura piccola, come Keisar, come una piccola moneta, Vushalem marvimbo, però se è intero, anche se è molto piccolo, come una piccola moneta chiamata Isar, si può usare per fare il ruv con tale pane. Chiagmara, Tanina Khadazimra, abbiamo già studiato una volta, precedentemente in Daf Kavav, che Bakol Marvin Shtatfim Khusin Mayim in Amelach, che si può usare qualsiasi cibo, bevanda, per fare il ruv, tranne acqua e sale, perché allora lo ripete nuovamente adesso. Amarraba la fukmi Rabbi Yoshua, Damar Kikar in Midachrine Lo. Questo è perciò come Ashwalan, che Bakol, per escludere l'opinione di Rabbi Yoshua, il quale disse che si può solo usare un pane e non qualsiasi altro cibo. E perciò è necessario come Ashwalan Bakol, che si può fare ruv con qualsiasi cibo, come disse Rabbi Eliezer. E perciò se avesse detto questa legge solo lì, e lì si trattava di Eruvet Chumin, avremmo potuto dire che si può usare ogni tipo di cibo per Eruvet Chumin, che è il soggetto della Mishnah lì. Perciò era necessario menzionarlo anche qui, e Rabbi Eliezer è dell'opinione che si può fare Ruv con qualsiasi cibo e disputa con Rabbi Yoshua. Itibei Abaye chiese Abaye a Rabba che non si può derivare da ciò che disse Rabbi Eliezer che si può utilizzare qualsiasi cosa, vuoi che abbia stata una braità, Bakol Marvin, Urbe Chazerot, o Bakol Mishatvim, Shutufe Mevaot, lo amrù la Rebbe Pat, Ela Bechazer Bilvad, che si potrebbe usare qualsiasi cibo, Bero Bechazerot e Shutufe Mevaot, però ciò che dice che bisogna fare eruv con pane, questo è solo eruv chazerot. Mancha matle de amar pat in midachrinelo, che è l'opinione di colui che studiò così, che si può usare solo pane e non qualcos'altro. Questa opinione è Rabbi Yoshua. E perciò l'opinione, il Tanà della Mishnah è Rabbi Yoshua, perché Tanè Bakol. Comunque la domanda è come è possibile che dice Bakol qualsiasi cosa, che abbiamo visto che dice solo pane e non Bakol, qualsiasi tipo di cibo. E la Marabba Rahana, la foca di Rabbi Yoshua di Amar Shlema in Prusalo Kamashoran Bakol, che viene a insegnare che si può fare ruv per escludere ciò che dice Rabbi Yoshua, che Rabbi Yoshua dice che bisogna usare solo un pane intero e non un pane spezzettato, un pane che manca qualcosa. Perciò viene a insegnarci che Rabbi Eliezer, che la legge non è così, ma bensì che si può fare ruv, bakol, qualsiasi cosa, qualsiasi tipo,
incluso anche un pane che fu già tagliato, che è un pane mancante. Chiamarò Pulsar, mai tamaro, per quale giorno si può usare il pane intero? Allora, io si prosciugherò, amarrebbe, misum e va. Poiché uno darebbe un pane intero, uno darebbe un pane non intero, allora comincerebbero a litigare. Amre ravacha, bredrava le rava asci, irvu kulam bifrusot, se, e lui chiede adesso, se tutti diedero dei pani mancanti, e perciò nessuno non litigherebbe perché tutti hanno dato lo stesso. Ma o qual è la legge? Amar lei che non si può. Poiché Shammai Achzor davare kilkulò. Poiché si abituerebbero a dare dei pani spezzettati, allora darebbero anche e altri. Darebbero pane intero, nuovamente ritirerebbero. E perciò dice Mishnah che non si può, bisogna sempre dare un pane intero e non un pane mancante. Ho detto spezzettato, ma non intendo pezzetti piccoli, intendo un pezzo di pane, una pagnotta alla quale manca un pezzo. Amr Yochanan Shaul, nitla emena che de chalata uchde dimua marvin loba. Se fece roux con una challah, cioè da una pagnotta dalla quale prelevò la challah, bisogna prelevare, oppure che prelevò, e se si tratta di una challah che è fatta di chulin, nel quale chulin cadde truma. Adesso se vi sono 100 parti di Chulin e una parte di Trumah, allora può prelevare una parte di ciò per Trumah e può rimediare affinché possa essere mangiato. Altrimenti se non lo fa, no, non si può. E se accade ciò, è permesso fare il roux con questo tipo di pane, poiché ciò che lui prelevò era per riparare la pagnotta, e perciò non è considerato che mancante. Chiamarà Vatania, abbiamo sentito una brezza che dice: se mancò del pane, mancò che dedimua. Quello che mi ha appena detto adesso, che separò, prelevò per la trumà, per quello che cade dentro, che Marvin lo va, però che de halatà è Marvin lo va, però se prelevò per fare prelevare halà, non si può fare roux. Invece abbiamo appena visto che si può sì fare, si può prelevare per halà e usare per eruv. Sfondamara lo kasha, non c'è difficoltà. Ah, Bechalat Nachtom. Ciò che abbiamo detto che se prelevò si tratta di un pane di un fornaio che si può usare per Eruv. Ah, e ciò che abbiamo detto che non si può, si tratta di Bechalat Barabait, si tratta di un impasto che fece un individuo privato che, siccome la quantità di challah è maggiore, doppia, perciò è una quantità grande, perciò non si può. Poiché diciamo, stretto la Mishnah, Masechet Challah, Shiur Challah, la quantità di challah dipende. E la quantità è Chad Mesrim Arba, che è un 24esimo. Siccome è una grande quantità che perde del pane, allora non si può usare per eruv. Perciò, osei salatzmo vi salim shtebeno, uno che prepara un impasto per il proprio uso privato oppure per il matrimonio di suo figlio, che allora deve
il dine che deve prelevare un 24esimo dell'impasto, e perciò, come ho detto, siccome è una grande quantità, non si può usare per eruv. Però se un achtom, un fornaio, su osel in korba shuv, che prepara dei pani per vendere nel mercato, vechan isha she asta li korba shuv, oppure una donna che lo fece in casa, però comunque lo fece per vendere questi impasti per fare pane che vendrebbe nel mercato, deve prelevare, cioè lei, anche il fornaio, solo Echad Mishim Shmoneh, deve offrire un 48esimo, che è la metà della quantità che prepara un individuo privato. Amar Rav Chisda, Tfarah v'kisah me'arvin lo ba. Se uno tagliò un pezzettino del pane e lo riattaccò con un pezzettino di legno come con uno stuzzicadenti, allora si può usare per fare l'uovo. Tania, come fa di così? Ma noi abbiamo studiato che en marvin lo ba, che in tal caso non si può, rispondiamo là, lo crash, non c'è difficoltà. Adi adà tifra, ciò che non si può è quando si nota che sono due pezzi, mentre invece ha dell'oia da tifra, che non si nota talmente che sono attaccati, cioè che sono due pezzi. Amar Zera Mashmuel, Me'arvin bepat orez, si può usare per eruv un pane fatto di riso, o bepat dohan, e un pane fatto di miglio. Amar Buka, le didimi far shalemi neder Shmuel, bepat orez me'arvin, bepat dohan en me'arvin. Invece ho studiato che Shmuel invece disse che un pane che pato orez me'arvin, si può usare un pane fatto di riso, però un pato dohan en me'arvin, però un pane fatto di miglio non si può usare per il roux. Rabbi Rabin Amarav me'arvin patadashim. Si può fare un pane fatto di lenticchie. Chiamra eini, come fa a dire così? Vea i da babi shnei de mar Shmuel, v'shadie le karbei. Vi fu un caso che Shmuel aveva un tale pane, tipo fatto nei tempi di Shmuel. Comunque, Shmuel lo gettò al suo cane, ve lo halal, non lo mangiò. Allora, vediamo che non è neanche mangiabile. E allora, com'è possibile che si può usare per fare un eruv? Rispondiamo là, ahi, quel pane che Shmuel gettò al suo pane non era solo fatto da dashim, da lenticchie, ma di Sharminim Habai, era fatto di diversi tipi, e di Chtiv, infatti, e perciò non è considerato come pane. Di Chtiv, Vatakal Chachitim Osorim, Upol Batashim Vetocham Kusmin. E Hashem disse a Yechezkel, al profeta Yechezkel, prenditi, cioè, preparati un pane fatto di frumento d'orzo, di fagioli, lenticchie, e di miglio e di spelta o tritico, che è un tipo di frumento, e di preparare di questo un pane. E questo è un tipo di pane che la gente normalmente non è solito mangiare, ma lo mangiano solo quando sono troppo affamati. La Papa Amar, ahi, questo pane era tzluè betzoate Adam Abai, fu cotto su escrementi umani. E, a proposito, questo tipo di pane c'è qualcuno, un fornaio qui a New York, che prepara un pane proprio fatto così, con questi ingredienti, è chiamato il Haskell Bread. E c'è un vantaggio che non aumenta parecchio lo zucchero nel sangue per diabetici, che è diciamo, un pane migliore che pane normale per diabetici. E dunque, tornando a ciò che stavamo dicendo,
che lo preparò, lo cose su scrimenti umani. Dichtiv, vehi bigilelei tseat ha'adam teugena leneem, che preparò questo pane di fronte agli ebrei. Chiamerà mai veugatz orim tochlena, ciò che fu menzionato prima è un pane d'orzo, che mangerà un pane d'orzo. Perché lo chiama pane, pane d'orzo? Poiché vi erano altri tipi mischiati con esso e non solo orzo. Amrochizda, leshiurim, non intende dire seurim, ma bensì leshiurim, per una quantità, piccole quantità, poiché per preparare gli ebrei all'assedio che non avranno parecchio cosa mangiare. E perciò forse per questa ragione preparò questo tipo di pane mischiato con tanti altri tipi, che era talmente pessimo che neanche il cane, che i cani mangiano tutto, o quasi tutto, neanche il cane lo mangiò. E forse Shmuel lo preparò per assaggiarlo, e vide che era immangiabile, perciò lo gettò al cane. La papa Amar arrivata, che arrivasse ora, intende dire che la forma fu data la forma come un pane fatto d'orzo, che non è un pane, che, nel senso che è un pane scadente, solo un pane in frumento, un pane di miglior qualità, perciò velocare che arrivasse chitim, non come un pane fatto di frumento che di miglior qualità, cioè la forma che si presenta meglio. E dice la prossima missione: Tel Adam, Ma'a Lechem Vani, Unenachtom, Kidei She'im Izzakelo Eruv, Kidei She'izzakelo Eruv, Divrei Rabbi Chagas. Una persona può dare del denaro a un commerciante che vende vino, che abita anche un abitante nel uno dei cortili dove lui abita, che usa assieme a lui lo stesso vicolo, o un fornaio, anche può dare del denaro a un fornaio che prepara dei pani per preparare il pane necessario per l'eruv, o per il Shituf, che dei affinché Shizakelo Eruv, affinché partecipi, cioè che questo commerciante, sia commerciante vino, commerciante o il fornaio, che quando preparerà l'Eruv, che lui sia già incluso in questo Eruv. Divrei Rabbi Eliezer, però Achim Omrim lo zachu lo ma'otav, che non può partecipare in questo eruv, cioè non ha acquisito e non è diventato padrone di quella parte che lui dovrebbe partecipare per fare l'eruv. E la ragione di Chachamim, che il suo kinyan, la sua acquisizione, non prende effetto, e poiché il commerciante ha intenzione riguardo al denaro, ma il denaro veramente non appartiene ancora al commerciante, poiché il commerciante non ha intenzione di acquisirlo, poiché può pensare che forse cambierebbe idea e non fornirebbe quella merce per fare l'eruv, e lo restituirebbe il denaro a quello che gli era dato. E siccome non ebbe intenzione, e perciò la persona che gli diede il denaro non acquisì l'eruv. Perciò il kinyan non hal, lo hal, non c'è acquisizione. E perciò
siccome il commerciante non ha in mente di acquisire la moneta, perciò anche colui che gliel'ha dato anche non ha non gliel'ha dato di piena volontà. Anche lui non ebbe intenzione completamente di darglielo affinché faccia l'acquisizione. Se la persona che dà il denaro al commerciante, se ebbe completa fiducia nella persona, allora l'acquisizione accadrebbe e non ci sarebbe problema. Il problema è che la persona di denaro non era completamente tranquillo, sicuro che quello lì farà questa transazione e pensa che forse il commerciante cambierebbe idea e non lo farebbe, cioè gli direbbe non fornisco il cibo, il vino e ti restituisco il denaro. Penso che la ragione è poiché a quei tempi vi erano parecchie fluttuazioni nel valore dei beni e siccome questo era un commerciante che avrei dovuto parlare con altri inquilini per vedere se tutti gli avrebbero pagato, intanto passerebbe il tempo e potrebbe forse perdere il denaro se, diciamo, il valore del cibo o del vino sarebbe aumentato parecchio. E allora la gente non erano così stabili in questo senso. E i commercianti volevano subito prendi la cosa e dammi il denaro subito, perché noi sappiamo che l'acquisizione è fatta solo per mezzo di Meshikha o Agba e non per mezzo del denaro. Quando uno paga, l'acquisizione non è per mezzo del pagamento, per mezzo di un Kinyan. Sappiamo questo. Umodim vishar kol adam shezachu lo ma'utav. Però se non era un commerciante, ma era una persona qualsiasi che gli dà il denaro per acquistare il cibo, allora vale sì, allora l'eruv è valido. Quando uno dice al commerciante, acquista per me l'eruv, ciò non è sufficiente, poiché deve farlo suo procuratore. E perciò dice la Mishnah, she'en marvin la'adam ela midato. Che se il commerciante beneficerebbe per la persona, allora lo farebbe di propria volontà, e poiché il problema qui è che la persona non disse esplicitamente al commerciante che tu sia il mio procuratore, che tu sia il mio agente. Disse, fai che tu acquisisci per me l'eruv, ciò non è sufficiente. Questo è solo che non si può fare l'eruv senza l'insaputa della persona, questo è solo beruvet chomin, perché ognuno vuole andare una direzione diversa. E ognuno vuole, cioè uno vuole andare in una certa direzione e un altro non può fare l'eruv per una direzione diversa. Aval beruvei chatzerot me'arvin le'adato shelo me'adato. Invece per eruvei chatzerot non c'è problema di fare l'eruv, poiché lo può fare anche alla sua insaputa, poiché le fisakin adam shelo fanav, che uno può beneficiare anche all'insaputa di una persona, però ben chavin adam shelo fanav, però uno non può causare una perdita a un altro alla sua insaputa. Chiamala, mai tam rabbi Eliezer, qual è la ragione di rabbi Eliezer? Ah, lo mashach, fin dei conti non fece un kinyan e non tirò la cosa. Amar Nachman, Amar Balbua, Asaur rabbi Eliezer, che arba prakim vashana. Adesso spiega, Detnan, Barba Prakim, Elo, Mashkitin e Tatabach.
Ci sono 4 periodi nell'anno che si obbliga un macellaio, e Tabach nella Gemara intende uno che è anche Shochet, uno che possiede l'animale, che fa tutto fare, che si obbliga, Mashkin Tabach Baal Korcho, contro la sua volontà. Cioè, se una persona venne e disse al macellaio: ecco, ti do qui 100 euro per acquistare, non so, quanto uno può acquistare 5 kg di carne, ad esempio. Adesso il macellaio non ha sufficienti clienti per vendere. Adesso se lui fa la scelta dell'animale può rimanere con... E non c'erano frigoriferi e congelatori a quei tempi. Con una carcassa animale non sa, ci rimetterebbe troppo. Però in 4 periodi dell'anno, prima delle feste, lo obbligano di fare la shechita. E perciò, se uno sarebbe intelligente, non accetterebbe denaro da nessuno. Solo se si ammucchia una certa somma che gli conviene, allora sì, se no. Comunque, perciò, affilo shor shaveh 1000 dinar, anche se il toro valeva 1000 dinar. Venne lo che era dinaro a casa, e se il cliente gli diede un deposito solo un dinaro, confino a Torishkos lo obbligano di fare la shechita per avere carne per le feste. Lefichach immet, perciò se il toro morì prima della shechita, met la lokeach, allora il cliente perde, cioè perde il dinaro che gli diede come deposito. Però la questione se met la lokeach, se dici che il cliente perse, halomashach, ma in fin dei conti il cliente non fece kinyan, non fece un'azione di acquisizione e il toro non diventò su sua proprietà. Allora perché dici che il cliente perde? Anabura, invece mashach, no, si tratta che fece sì kinyan. E perciò acquistò la carne del toro, cioè non è per il fatto che dia il denaro, ma poiché acquistò la carne del toro. E perciò se morì, morì per il cliente, perse il suo deposito. Iachi, sei così che fece Kinyan e Masefa. Vediamo adesso la fine, parte finale della Mishnah, che dice Bishari Motashana e no Ken. Il resto dell'anno non è così, che lefichach imet met lamocher, che se l'animale morì prima della shechita, che il venditore, cioè il macellaio, perse e deve restituire il deposito al cliente. Amai hamashach, ma come fai a dire così? Hai appena detto che il cliente fece acquisizione dell'animale. Perciò risponde ancora, Amram Shmuel bar Yitzchak leolam, veramente si tratta che il cliente non fece un'acquisizione, un'azione di acquisizione. E qui si tratta che Vishazikalo Aliadeacher, che fece un'acquisizione per mezzo di un altro, cioè il macellaio fece fare l'acquisizione, il Kinyan, da una seconda persona. E questa seconda persona fece l'acquisizione in favore di una terza persona. E perciò, Beharva Prakimelo Dischutulo, in questi 4 periodi prima delle feste, che è in favore del cliente, allora Zacchino solo fa nav. Uno può fare acquisizione in suo favore anche alla sua insaputa. Però Bishalem Otashana, Dechovulo, il resto dell'anno, che è a suo sfavore, in questo caso en chavino erbe fanav, uno può fare un'acquisizione, può fare un shaliach, un procuratore, per una perdita solo se sa di quello che sta per fare. Ravila Amar Rabbi Yochanan, e un'altra risposta, che Be'arba Prakim Elo e Mil Chachamim Divrei Mal Divrei Torah. Normalmente uno quando acquista
con denaro l'acquisizione non è valida, questo è un decreto rabbinico. Vediamo subito perché. Minatorà, uno può acquisire con denaro. Se uno dà un deposito, allora ha fatto un'acquisizione. Però in questo caso, di questi quattro periodi, prima delle feste, in questo caso i saggi decretarono, e cioè tornarono indietro e dissero che in questo caso, che seguiamo la legge biblica, che un pagamento in contanti effettua un'acquisizione. Normalmente no, ma in questo caso sì. Demar Rabbi Yochanan, Dvar Torah Maot Konot, che la legge della Torah, che uno che dà denaro, l'effettua l'acquisizione, che l'acquisizione è valida. Per quale ragione i saggi cambiarono e dissero che ci vuole solo Meshichah, tiro, di tirare l'oggetto? Gzerah, Shema Yomarlo, Nesrefu Chitech Valia. Poiché se il cliente gli dà del denaro per la merce e la merce sta ancora dal venditore, allora se ci sarebbe un incendio, il venditore penserebbe: io no, adesso non mi sforzo di salvare la cosa perché lo stesso quello mi ha già pagato, a me non mi interessa. E perciò, affinché non causare una perdita al cliente, dissero Chachamim che anche se uno diede del denaro per la merce, non acquisì la cosa solo se fece un'azione d'acquisizione. E perciò, se in questo caso ci sarebbe stato un incendio, il venditore avrebbe perso, perciò avrebbe fatto tutti gli sforzi per salvare, perché sennò ci avrebbe perso lui. E la ragione è poiché uno quando, se uno facesse un'acquisizione, un'azione più come Meshichah o Agba, prenderebbe la cosa, la porterebbe via, la prenderebbe la cosa, non la lascerebbe col venditore. E perciò, anche secondo Rabbi Eliezer, i saggi decretarono che anche la legge di Eruv, anche come questi quattro periodi dell'anno, che così come i saggi dissero che uno acquista per mezzo di denaro, e perciò ugualmente per lo Shabbat, per l'Eruv, che anche i saggi decretarono che il denaro acquista, normalmente non acquista, ma in questo caso acquista sì, anche senza Meshichah. E c'è da sapere che nel caso che uno disse a un commerciante di gli dè del denaro e disse al commerciante che vuole fare robe, eccetera, eccetera, quello che abbiamo studiato, però se la persona prese l'oggetto dell'acquisto, se era vino o pane, quello che era, se già l'ho preso in mano e dopo di ciò disse al fornaio, diciamo, per favore prendi questa pagnotta e fai un eruv per me, allora è valido. Questa è una cosa diversa, che già acquistò la cosa. Mentre invece i saggi, loro erano opinione non con Rabbi Eliezer, che anche per l'Eruv ci vuole forza un Meshichah o Agba, e non è valido il fatto che diede il denaro. A mio stato di Mishnah, umodim, che i saggi ammettono a Rabbi Eliezer, Bishar kol ha'adam, che può effettuare l'acquisizione in suo favore. Che Gemara, Man shar kol ha'adam, chi è? E questa persona che dice che le altre persone, Sharko Adam vuol dire il resto delle persone, Amara Balabait, una persona, un individuo privato, è uno che non è un commerciante, non è un fornaio, un negoziante, che non vende queste cose. In questo caso, se la persona gli dà il denaro per effettuare l'eruv, allora è valido. Vichena Mashmuel, Barabait, questo che dice Shar Kol Adam si riferisce a Barabait, un individuo. De Mar Shmuel, Loshanu, quello che abbiamo studiato, che uno che dà del denaro, che non acquisisce,
Questo è solo il nastrum, lo diede a un fornaio. Aveva il balabait, se lo diano un individuo privato, allora l'acquisizione è valida. Abbiamo Samuel, un'altra legge, lo sanno, ciò abbiamo detto, che uno che dà del denaro al commerciante o al fornaio, che ne acquisisce, e questo è solo Elam, ma se gli dà del denaro, aveva il cli, se gli dà un utensile, allora acquisisce sì, poiché fece un'azione di un Kinyan Sudar. E Kinyan Sudar vuol dire che gli dà, la parola Sudar viene dal latino, sudario, c'è un asciugamano, che l'acquirente dà al venditore un oggetto suo e gli dice, e lui lo alza un tefach. Abbiamo studiato già, se vi ricordate, bisogna alzare il barile un tefah, e comunque si riferisce a Kinyan Sudar e non a Kinyan Halipin, come c'è chi dice, poiché in tal caso non abbiamo timore che il venditore sarebbe rilassato, poiché verrebbe pagato solo alla fine, perciò farebbe tutti gli sforzi che, se c'è un cedo, di salvare la cosa. Però aval cli con è, però se gli dà un oggetto, allora è valido affinché il l'eruv sia valido. E perciò il commerciante o il fornaio può fare l'eruv e l'eruv è valido. Amar Shmuel, lo shanu era da amarlo Zecheli, ciò abbiamo detto, che il Leruv è invalido, solo gli disse Zecheli, che gli disse che acquista per me, fa acquisizione per me. E aval amarlo a Revli, però se gli disse fai un Leruv per me, Shaliach Shavia Vekani, allora avrebbe trasformato in un procuratore per fare Leruv, e in questo caso il Leruv è valido, poiché acquistò l'eruv. Amar Biuda ben medvar morim, abbiamo studiato la Mishnah che dice che si tratta che uno può fare acquisizione solo se è cosciente di ciò che sta facendo. Questo è solo riguardo a Rove Tchomen, però riguardo a Rove Chazerot uno può farlo anche alla sua insaputa. Amar Biuda Mishmuel, Alachak Rav Yuda. La chai con Rabbi Uda, velo od, e oltre ciò, e la colma con Shishana Rabbi Uda, Beruvin al Hakamoto. In ogni caso che Rabbi Uda disse un'alaha riguardo ai Ruvin, l'alaha lo segue sempre. Amar lei Rav Chana Bagdata, Rav Chana di Baghdad, di Rabbi Uda. Amar Shmuel, afilo ma voi se ne tlu korotav, gli chiese una domanda. Se ciò che dice Rabbi Yuda, questo è in un ma voi riguardo al quale tolsero o l'architrave o i paletti durante lo Shabbat, che Rabbi Yuda disse se il vicolo era valido all'entrata dello Shabbat, anche se durante il Shabbat smontarono l'architrave o il paletto, comunque si può portare il Shabbat durante quello Shabbat. Ma lei rispose la viuda, Beiruvin amarti lach velo bimchitzot. Rispose Shmuel che la chai con la viuda riguardo a Eruvin, però riguardo all'architrave, al paletto, che si fa per rimediare un vicolo, che Rabbi Yuda disse che se fu tolto quando entrò Shabbat vi era il paletto o l'architrave, però se fu tolto durante lo Shabbat continua a essere valido e si può continuare a portare nel vicolo per tutto lo Shabbat. Invece Shmuel dice che no, riguardo a ciò l'alacha non è come Rabbi Yuda, e perciò se un paletto fu rimosso, il paletto, l'architrave, durante il Shabbat,
che dopo di ciò non si può più portare nel vicolo. Terminiamo qui e che se mi benedica.